Milano ci sono ancora molti punti da chiarire nella storia che ha coinvolto l'americano 19 anni, ha trovato sanguinamento all'uscita di un club ben noto nella vita notturna Milano, in via de Tocqueville. Gli investigatori Squadra Mobile, guidati da Marco Calì, coordinato dal procuratore, sta cercando di mettere insieme il puzzle per ricostruire la notte della giovane donna che, a un amico, avrebbe riferito di essere stata violentata nei bagni discoteca. L'allarme Bob, cominciamo con i fatti. Il 19 IR è notato dopo le 4 di questa mattina da un Bob della discoteca e poi al Mangiagalli per un esame più in profondità che fornisce elementi utili per ricostruire un'immagine compatibile o meno con lo stupro. In uno stato di incoscienza e in uno stato incoscienza a causa dell'abuso di alcol, reagisce e, in un breve momento recupero, dice che semplicemente non ricorda nulla, può nemmeno dire come si chiama. Il sangue, accertato i dottori, lasciano un taglio che la ragazza ha nella parte intima. Per ora, è difficile stabilire come il taglio è stato procurato, indipendentemente dal fatto che sia o meno la conseguenza dell'aggressività sessuale. Sarà utile, su questo punto, alla ragazza con un incubo passato. Nel frattempo, il team mobile ha esaminato le immagini interne del ristorante, all'interno della quale dice che ha subito violenza. Dalle immagini analizzate finora puoi vedere la ragazza che entra, ma nei minuti in cui rimane all'interno del bagno rimani sempre solo. Gli investigatori stanno controllando tutte le immagini scattate all'interno della discoteca per capire se la ragazza si è isolata con qualcuno che ha poi abusato, ma ci vorranno alcuni giorni per completare il lavoro e avere la sequenza completa delle immagini. Sangue e amici, sono in corso l'analisi sul sangue della giovane donna per capire se ci sono tracce di benzodiazepina. Non prima di domani avrai i risultati. Gli amici, ubriachi tanto quanto lei, dicono di averla vista entrare nel bagno, quindi che hanno perso tutte le tracce e, ancora ubriache, sono partite all'alba con il primo treno per Firenze. Saranno ascoltati domani.